Dove sono? Dove sono? Di qua? Miro Mirello, raccontare è bello raccontare, la fantasia illustrare, una storia avventurosa, un'avventura favolosa, una fiaba assai curiosa, una filastrocca impertinente, una canzoncina divertente, una storia leggendaria sotto il mare e sopra l'aria. È bello raccontare, raccontare è bello, Miro Mirello. Com'è bello stare in mezzo ai mandarini. Ah, c'è un profumo. Poi sono belli i mandarini, perché, specie quelli senza i nocciolini, perché, vai giù. Ti tolgono la sete, ti dissetano, ti ristorano. Ah, è bellissima la storia. Poi dovete sapere che sui mandarini c'è una storia bellissima. C'è una storia bellissima. Pensate che anche il Papa ha citato questa storia. La storia della Madonna dei mandarini. Voi direte, la Madonna, i mandarini, ma perché? Cosa c'è dietro questa storia? Adesso ve lo racconto. Dovete sapere che in paradiso comanda Dio, infatti Dio comanda, guarda tutto, fa andare tutto benissimo, saluta tutti, organizza le feste, organizza tutte le merende, le cene, organizza le gite, cioè, giro per le nuvole. Ogni tanto li vedete in cielo che viaggiano tutti così. E a un certo punto, però, sta molto anche attento a come si comportano gli angeli, i santi, eccetera, eccetera. E quando c'è qualche angioletto, specialmente di quelli un po' giovani, un po' alle prime armi, eccetera, eccetera, che combina qualche marachella, allora chiama San Pietro e dice: quell'angelo lì ha fatto una marachella. Ha nascosto il cane di San Rocco. Vabbè, ma è un angiolino bambino, voleva giocare col cane, l'ha nascosto dietro una nuvola, poi San Rocco non l'ha trovato, San Rocco non ci vede tanto bene, ci ha messo un po' di più per trovarlo, ma fa lo stesso, gli fa San Pietro. No, qui non transigo, bisogna essere ordinati e precisi, bisogna fare una piccola punizione. Ma no, ma cosa vuoi punire un povero angioletto? Era sempre così la storia. Quando un angioletto faceva una marachella, il Signore voleva fare qualche punizione, chiamava San Pietro che doveva fare la punizione, ma San Pietro, però quella volta lì c'era proprio un angioletto che aveva combinato un patatrac, aveva rovesciato le stelle, poi erano cadute le comete, cioè una confusione così, allora l'aveva messo in punizione. C'era una nuvoletta chiusa, l'ha messo lì in punizione. Ci fa San Pietro, ha provato, ma su, ma giù, niente, non c'era pericolo. Però San Pietro, secondo me, sapeva, perché durante queste cose qui Maria stava sempre zitta. Il Signore, Gesù, organizzavano, eccetera, eccetera, lei stava zitta, eccetera, eccetera. Però c'aveva l'occhietto della Madonna che... Eh sì, perché lei, tutte le notti in cui c'era qualche angioletto messo in punizione, lei arrivava col suo cesto di mandarini saporiti, paradisiaci, profumati, senza nocciolini, proprio che fanno venire l'acquolina in bocca, che fanno tirare su veramente tanto. E arrivava di notte, spalancava la finestra della nuvoletta chiusa dove c'era e insieme all'angioletto si mangiavano una cesta di mandarini, tanto fanno bene, non fanno male, cioè sono simpatici, sono buoni. Da cosa se ne accorgeva San Pietro? Perché magari trovava qualche buccetta fuori, qualche pezzetto.
Poi l'angioletto magari invece di smagrirsi un pochino, eccetera, veniva fuori bello più contento, eccetera, eccetera, e andava a combinare un'altra marachella. Però questi mandarini di notte si trasferivano dalla casa di Maria verso quelli che ne avevano più bisogno. La Madonna dei mandarini. Ciao! Miro Mirello, raccontare è bello raccontare, la fantasia illustrare, una storia avventurosa, un'avventura favolosa, una fiaba assai curiosa, una filastrocca impertinente, una canzoncina divertente, una storia leggendaria sotto il mare e sopra l'aria. È bello raccontare, raccontare è bello, Miro Mirello.